New York, 2075. La regina delle tenebre domina in quest'epoca del futuro, stregando le fanciulle, le priva della loro gioventù e bellezza per rimanere immortale. Praticando un incantesimo sulla promessa sposa di Argai, ha reso il principe ansioso di risvegliare la sua adorata. Un fulmine lo proietta nell'anno 2075 a New York. Offrono ospitalità al principe, il detective Oscar Lampadina, il suo assistente Barnaby e la signorina Moon, che accettano principe, di aiutarmi. La storia che hai raccontato è straordinaria. Grazie alla macchina del tempo di Huxley, i quattro recuperano il vecchio libro delle profezie e lo inseriscono in un computer. Ogni strofa allude a uno degli elementi necessari per realizzare un antidoto in grado di spezzare il sortilegio della regina su Angel. La regina delle tenebre usa il libro per seguire i nostri eroi e scatena i suoi poteri per impedir loro di raggiungere l'obiettivo. Col ritrovamento della perla sacra, i nostri amici sono in possesso di 12 elementi. Dopo aver affidato Angel al saggio Wong, il principe Argai e i suoi amici tornano a Parigi per cercare l'ultimo elemento. Tutto sembra andare per il verso giusto, tuttavia la regina delle tenebre sta progettando nell'ombra la sua vendetta. Non preoccuparti, mi prenderò cura di Angel come se fosse mia figlia. Grazie, maestro Wong. Torneremo presto? A Notre Dame la corsa finisce, all'antidoto l'anima si unisce. Dal turibolo dove l'incenso brucia, la speranza tornerà e la fiducia. Andiamo a Notre Dame? Certamente, l'ultimo oggetto si trova là. E ci sarà anche la regina. Ma noi siamo in vantaggio, è lei che deve mostrare le sue carte. Il turibolo è l'ultima cosa che ci serve, con esso spezzeremo la catena del male. Non vedo l'ora che sia finita. Dobbiamo partire, maestro Wong. Il mio pensiero vi accompagnerà. Huxley, resta qui con Angel e con gli elementi. Meglio non portarli con noi. Troppo rischioso. E io? Moon ci ha salvato più di una volta. Certo che viene con noi. Andiamo. Credevi di rimanere qui a guardare la TV tutto il giorno? Perché no? Forse ci sono programmi carinissimi nel Medioevo. Parigi è vicina, maestà. Ah, eccoci di nuovo qui. Chissà la faccia della gente quando ci vedrà atterrare. Prendi possesso della città, Geco. Perquisisci Notre Dame e cerca il turibolo. Sì, maestà. Offri una generosa ricompensa per la cattura di Oscar Lampadina e di Angel. Lui vivo o morto? Sì, maestà. Lei viva! Aiuto! La fine del mondo! La fine del mondo è arrivata! Oh mio Dio! Entrate presto! Su, su! Da non credere! È l'apocalisse! È l'apocalisse! Avete visto, sì? Niente panico. Un momento, i vostri volti, io vi conosco. Tu mi avevi raccontato una storia folle, che venivate dal futuro. Amico mio, per quanto folle la storia era vera, quell'affare che vola lassù non ha niente a che vedere con l'apocalisse. È il futuro che si è rivelato. Vediamo la stessa stanza dell'ultima volta. Aprite la porta. Nascondiamoci, svelti. Sono andati via! Do un'occhiata in giro. La sorveglianza sta perquisendo tutte le case. Guardate, io e Angel siamo ricercati. Niente male, direi. Non sarà facile uscire di qui. Aspetteremo che cali la notte. Ora occupiamoci di lui. La città è sotto controllo, maestà. È stato un gioco da ragazzi. Non hanno alcun potere nei miei confronti. È ora di far visita a Notre Dame. Restate qui, potreste essere riconosciuti.
regina cerca solo lei ed Angel. È quello che mi stavo chiedendo e forse conosco la risposta. Se è solo me che vuole, è convinta che voi due siate morti. Giusta osservazione, capo. Lei pensa che vi abbiano ucciso sulle montagne, in Cina. Potrebbe essere. È una buona notizia, perché se vi crede morti, crede anche che non abbiamo trovato la perla sacra. E che non potremo ottenere l'antidoto. Amici, lei vuole solo Angel e vuole sbarazzarsi di noi per sempre. Esattamente. La minestra è pronta. Se davvero venite dal futuro e non siete dei volgari banditi, allora che accadrà adesso? Diciamo che tu non ci denunci e tutto andrà bene. È solo un piccolo aiuto. Che te ne pare dell'idea? Che volete che faccia? Siediti. Come procede la ricerca? Nessuna traccia del turibolo, ma abbiamo catturato un frate che era in sacrestia. Parlerò con lui. Inchinati davanti alla regina delle tenebre. Chi sei e che fai qui? Mi chiamo Basil, mi occupo della biblioteca di Notre Dame. Stiamo cercando un oggetto, un turibolo. Tu sai che cos'è? Sì, certo, ma non ne abbiamo qui. Ti stai burlando di me? Vuoi farmi credere che non ci sono turiboli in una chiesa? È la verità, la cattedrale non è ancora finita. Gli oggetti sacri verranno portati dopo. Se non sono qui, dove si trovano adesso? Non lo so, io mi occupo solo di libri. Menti! No, io non mento mai, 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 mai. Spero che l'albergatore non ci abbia denunciato. Non possiamo fidarci, è vero. Ma non abbiamo scelta, non ci resta che attendere. Nessuno in vista. Scusate il ritardo, ma ho dovuto evitare le pattuglie. Le strade di Parigi sono piene di soldati. Non ho trovato il turibolo, ma vi porto un monaco. Un monaco? Chi sei? Frate Gregory! Miei cari amici, principe Argyle. Frate Gregory, che gioia rivedervi. Ma come mai si trova qui? Conosco il libro delle profezie a memoria. Sapevo che sareste tornati qui per l'ultimo elemento. Quando l'albergatore al monastero ha parlato di stranieri che cercavano un turibolo, ho capito che si trattava di voi, o almeno l'ho sperato. Sedete, dovete essere stanco. Parleremo a lungo, ho bisogno di sapere. Vado a prendere qualcosa da bere. Arrestate tutti i monaci che trovate. Fateli parlare. Devo sapere dove si trova quel turibolo. Sì, maestà. Notizie di Oscar Lampadina? Gli abitanti di Parigi non escono di casa. Sono terrorizzati. Ci vorrà più tempo del previsto. Datti da fare, Geco. Io torno all'astronave. E questo è quanto, amici miei. In quella locanda il turibolo è al sicuro. È un posto perfetto, sempre pieno di gente. Ce ne andremo domani all'alba, ci servono dei cavalli. Lasciate fare a me, io verrò con voi. È meglio che restiate qui con Oscar e la signorina Moon. Anche sul suo capo pende una taglia, dopo neanche due passi lo arresterebbe. Sì, hai ragione, aspetteremo qui. Andiamo a dormire, domani ci attende una lunga giornata. Se ho capito bene, con te verrò io. Tu ami i cavalli, non potrai mai privarti di una cavalcata. Che gioia. Sei troppo lento, Barnaby. Dobbiamo tornare prima di sera. Sono un po' fuori esercizio. Scusami, eh. Andiamo. Ah, che spettacolo terribile, signorina Moon. Prima otteniamo l'antidoto. Prima finirà questo incubo. Quando torneranno?
Questa sera forse, chissà. Avrebbero dovuto prendere la macchina del tempo. Con la sorveglianza in giro sarebbe stato rischioso. Allora dovremmo restare tutto il giorno qui. Lo sapremo quando arriveranno. Aiuto! Barnaby, niente di rotto. Cos'è stato? La sorveglianza della regina. Dobbiamo evitarla. Tagliamo attraverso la foresta. Presto! Non ci riuscirò mai, lo so! Ecco, attaccalo sulla parete. Che roba è? Cerchiamo un uomo, Oscar Lampadina, e una fanciulla, Angel. La regina ricompensa chi fornisce informazioni. La regina? Sì, la regina. Come posso contattarla? C'è una pattuglia nella foresta. Oscar Lampadina, il nemico della regina e il suo amico, il principe Argai. Me li ricordo bene ora. La regina li cerca ancora. Abbiamo arrestato i monaci trovati in giro. Hanno parlato? Non sanno niente del turibolo di Notre Dame. Li avete arrestati tutti? Secondo i rapporti mancano ancora due monaci. Chi sono? Il primo si chiama Gregory. Frate Gregory, l'abate del monastero di Tirlo. Ci avrà visto arrivare ed è fuggito. Forse è andato a cercare Oscar Lampadina. Abbiamo sue notizie? Nessuna notizia, maestà. Abbiamo esteso le ricerche. Che possiamo fare? La faccenda è grave, Jacob. Lo prenderemo prima o poi. Quel frate non può essere scomparso. Cercatelo ovunque. Sì, maestà. È questa. Abbiamo sostato qui quando siamo venuti a Parigi. Sì, ricordo. Salve. Come va, buon uomo? Oh, salve. Benvenuti, stranieri. Vorremmo una stanza per la notte. Sì, con due letti singoli. Sedetevi, vi porto qualcosa di fresco e poi vi mostro la vostra stanza. D'accordo. C'è qualcosa di strano in quel tipo. Hai visto come ha reagito quando ha sentito la tua voce? L'ho visto e come. Questo placherà la sete. Grazie, amico. Venite da molto lontano. Sì, e abbiamo fretta di arrivare a Parigi. Ci voleva. E ora andiamo a dormire. Giusto, gli occhi mi si chiudono da soli. Vi mostro la stanza, seguitemi. Dopo di te. Da questa parte, prego. Ci siamo. Tenete la candela, è per voi. Purtroppo a me non serve. Buonanotte, sogni d'oro. Buonanotte, locandiere. Notte. Niente male questa stanza. Non so perché. Questo morente di sciuto. Sì, anch'io. Ma dobbiamo resistere e restare svegli. Dobbiamo trovare il turibolo. Ma che mi succede? Barnaby, dobbiamo svegliarci. Ci hanno teso una trappola. Ah!
La mia tisana è prodigiosa. Chissà che sarà questa roba. E adesso vediamo l'altro. Dovrebbe essere il cavaliere. Niente di interessante. Dormite bene, angioletti. Questa attesa è logorante. Sono partiti da tante ore. Avrebbero già dovuto telefonare. E se li chiamassimo noi? No, sarebbe troppo rischioso. Pazienza, amici, pazienza. Ha stretto il cerchio intorno a quel frate. Presto avrà buone notizie, maestà. Scusate, maestà, c'è un uomo al posto di Blocco. Dice di avere informazioni molto importanti. Ma sì, e di che genere? Ci sono due uomini nella sua locanda. Uno di loro è Argai. Argai? Allora è vivo! Impossibile! Non può essere lui. Il principe Argai è morto su quella montagna. Arrivo immediatamente. Jaco, sei un incapace. Dov'è l'uomo che ti ha parlato di Argai? Qui, maestà. Ah, guarda, guarda chi c'è. Mia regina. Alzati! Sostieni che il principe Argai è nella locanda? Sì, l'ho riconosciuto. E come hai fatto? Sei cieco? Non vedo, ma ho un udito particolare. Ho riconosciuto la sua voce. Il principe Argai è morto. No, no, è addormentato. Spero per il tuo bene che tu dica il vero. Andiamo. Svegliati, mio principe, svegliati, ti prego. Prima che sia troppo tardi, svegliati. Apri gli occhi. Angel, che mi è successo? Il cieco, maledizione, il padrone della locanda. Barnaby. Barnaby, ti prego, svegliati. Dovrò fare tutto da solo. Se frate Gregory ha ragione, deve essere qui dentro. Il turibolo! Il tredicesimo elemento! Oh no, la sorveglianza, devo sbrigarmi! Non c'è tempo da perdere. Siamo quasi arrivati. Perfetto. Che succede? Basta dormire. Dobbiamo andarcene. Ti dispiace spiegarmi? Più tardi. Brusco come risveglio. Bisogna raggiungere la foresta, è la nostra sola speranza. Coraggio, Barnaby, non possiamo più restare. Salta! Aspetta, aspettami! Argai! Dove sono quei due? Di sopra! Prendeteli! Hai fatto un buon lavoro, amico mio. Sarai ricompensato. Allora, li avete trovati? Non c'è nessuno di sopra, maestà. Come? Cosa? Mostra loro dove sono! Va pure, ti seguo. Barnaby, corri! Ma che è successo? Quel cieco è una spia della regina. Prima ci ha drogato e poi ci ha denunciato. Non è possibile. Corri, corri. Ma è il turibolo. Ce l'ho io.
Ah, qualcosa è andato storto. Si è fatto giorno e di loro nessuna notizia. Dobbiamo agire, Oscar. Sì, ha ragione. Non capisco, li ho lasciati che dormivano. Questo l'hai già detto. Va! Maestà. Che c'è? I loro cavalli sono nella stalla. Ispezionate la foresta. Appiccate il fuoco se volete, ma fateli uscire, sì, dalla tana. Maestà. Se sono fuggiti, allora hanno la perla sacra. Chi c'è nelle altre stanze? Sono occupate da viandanti, eccetto una, dove ha dimorato un frate per settimane. Frate Gregor. Il suo nome? Il turibolo era qui. Ecco perché sono venuti. Maestà. Barnaby? Sono Oscar, dove siete? Che succede? Oscar Lampadina, ancora lui, tendiamogli una trappola. Forse qui siamo al sicuro. Cioè non dobbiamo più correre? Grande. Mettiamoci in contatto con Oscar, sarà preoccupato. Già, buona idea. Ma dov'è il mio telefono? Non trovo più il telefono. E la pistola! Sparita anche quella! Sparito anche l'orologio! Quel tipo ci ha rubato tutto mentre dormivamo! E ora cosa c'è? Nascondiamoci! Povero me! Ormai la regina saprà che abbiamo tutti gli elementi per l'antidoto. Si mette male per il capo e per Muni. Spero che restino nella locanda. Se non hanno nostre notizie, ci verranno a cercare. Sì, è quello che temo. Andranno alla locanda del cieco e una volta lì troveranno la regina. Guarda! Oh, via, oh, via! La macchina scomparirà e il loro futuro in un altro mondo sarà. La luce che sempre risplende in un buio profondo si tramuterà. Il principe Argai e i suoi amici sconfiggeranno le forze del male? Riusciranno ad evitare le trappole mortali dei loro nemici? Spezzeranno l'incantesimo che tiene prigioniera la giovane Angel? E distruggeranno la regina delle tenebre? Argai sa che la sopravvivenza del mondo dipende dalla forza del suo amore. Non perdete la prossima emozionante avventura del principe Argai intitolata La Fata Melusine.